Pesaro si è data l'obiettivo di città sempre più accessibile ed inclusiva, pronta ad abbattere le barriere culturali ancor prima di quelle architettoniche a tutela della disabilità. È quanto emerso dai tavoli di lavoro con esperti, associazioni e i progetti degli studenti delle scuole superiori che hanno caratterizzato la prima edizione degli Stati Generali dell'Accessibilità tenutisi al Centro Pescheria e convocati sabato dal presidente del Consiglio Comunale di Pesaro, Marco Perugini. Una grande sfida che ho voluto portare avanti grazie alla delega del sindaco per la redazione del PEBA. Ho ragionato perché Pesaro ancora si deve dotare di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Questa sfida mi ha portato a pensare anche che dovremmo cercare di tenere in considerazione una strategia molto più ampia, ovvero un piano d'accessibilità urbana. Finalmente il Comune di Pesaro si doterà di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ma grazie al lavoro che faremo nei tavoli con la popolazione, con gli enti, con le associazioni, con chi potrà dare un contributo, riusciremo a restituire alla città anche un piano di accessibilità urbana, capire quali sono le priorità da qui ai prossimi anni per portare avanti davvero una città inclusiva. Da un anno Maruska Palazzi è stata invece nominata dal Comune come garante dei diritti della disabilità. Un anno in cui ha già ricevuto un centinaio di segnalazioni. Sono contatti diretti oltre il centinaio e di tutti i tipi, dalla persona che mi è arrivata dicendo: guarda, ho mio figlio che è in casa e non viene inserito in un centro diurno, da oltre, sto aspettando, sono in attesa da un anno, come devo fare? Dalla mamma che ha partorito una bambina con trisomia 21 che vuole sapere il percorso che affronterà sua figlia. E le cose che ho già cominciato sono che ho supervisionato la commissione PEBA. Questa è la cosa che mi premeva di più, perché era l'urgenza più grande che aveva il Comune di Pesaro, per cui doveva essere commissariato. E per cui questa cosa è partita. Il sindaco ha dato nomina al presidente del Consiglio Comunale per dirigere questa commissione e questa commissione è partita e sono molto contenta. Il gradimento a questa prima sperimentazione suggerisce già come gli Stati Generali dell'Accessibilità possano diventare un appuntamento fisso. Vorrei addirittura ripeterla ogni anno, vorrei che la settimana dal 2 aprile al 9 aprile diventasse una settimana dedicata al confronto e alla discussione sui temi della disabilità. Tante altre cose, tra quelle che ho già avviato c'è anche un ragionamento su una pagina dedicata del portale del Comune di Pesaro, dove vengano inserite e si trovino tutte le indicazioni che riguardano la disabilità in un linguaggio facile, accessibile per tutti, perché molte delle cose che la gente è venuta a chiedere a me sono cose che fortunatamente già esistono, altre vanno implementate, altre ancora invece dobbiamo ancora anche pensarle e ragionarle, che creano molto disagio, abbiamo famiglie in forte difficoltà. E per cui su quelle dobbiamo sperimentare e inventare una nuova città.